Amici e amiche del Terni League, buonasera, bentrovati a Marco Lompietti. Ci siamo spostati al campo Terni Est in questa serata dal doppio video per assistere alla sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B, sfida importantissima per i vertici di alta classifica, la gara che frappone il Dream Team ai di Yamacolli sul Velino. Occhio a chance ora con questo destro! Subito avanti con Marrocco, la formazione dei Colli sul Velino che sblocca il match al secondo minuto, gran fendente del giocatore maglia numero 11 che beffa tutti, compreso Massarelli, e porta avanti la squadra laziale. Guardate dentro su Benedetti, Benedetti si incula in aria, il miracolo! Straordinaria l'opposizione di De Angelis. Cerca il Guizzi in mezzo a due, gran giocata col tunnel, ancora Marrocolo che sembra decisamente inserata in questo avvio. Mariano si cordia, va al destro, ancora risponde molto bene De Angelis. Pientinesi va col destro, Massarelli si allunga, para con Montesi che calcia un bolide dove Benedetti ci arriva, non riesce a impattare bene la sfera. Mariano, bomba! E la palla è uscita fuori di un soffio. Riparte ancora la formazione laziale che ha un 3 contro 2 potenziale. Bientinesi recupera però la difesa avversaria. Spazio ancora per Gregori che va col destro. C'è la deviazione. Il pallone passa e va in porta. È il raddoppio del Colli sul Velino. Si è risistemata la difesa del Dream Team che però non è riuscito a porre resistenza. E allora Marco Gregori ha scoccato il suo destro. Deviazione di Benedetti che di fatto è incisiva perché finisce il pallone in porta. È 2-0 Colli sul Velino quando se ne sono andati 19 minuti nel corso del primo tempo. Giuliani, male, arriva Donadei, la parata del portiere poi di testa, ci si fionda Capponi, no Montesi, non Capponi, scusate, il gol di Filippo Montesi, un errore madornale della difesa del Colli sul Velino. Donadei è andato a calciare, De Angelis ha parato anche questa, sua ribattuta non può nulla sul tapin di testa di Montesi ed è 2-1. Montesi galvanizzata dal gol, vuole andare a battere lui questa punizione, lo fa molto bene, la palla esce fuori, calcio di punizione. Va Gregori, col destro Gregori, una fiondata, barriera, non so come è stata messa da Massarelli perché il tiro mi è sembrato abbastanza centrale. Fatto sta che Marco Gregori segna il punto del 3-1, doppietta personale, proprio in scadenza di questo primo tempo. Colli sul Velino mette dentro un più 2 piuttosto rassicurante, rivediamo ancora punizione di Gregori. Termina qui la prima frazione di gioco e avanti il Colli sul Velino per 3-1. Donadei, male, allora recuperano ancora i giocatori giallo bruno con un brutto fraseggio che favorisce di fatto il testo di Marigliano. La palla esce fuori, un eccesso magari di fraseggio a palla terra della formazione Colli sul Velino che denota personalità, ma è anche un rischio. Andreani, di intenzione, dentro su Bientinesi che non la tocca e la palla sfila fuori. Attenzione alla girata da parte di Filippo Montesi, a un passo dal secondo gol personale e il secondo del Dream Team. Arriva ancora Montesi, in metà al centro, un rimpallo, Donadei, dentro l'area di rigore, toccato duro, l'arbitro è tutto regolare, impossibile poterlo dire da qui perché c'era proprio l'arbitro che impattava noi. Perché riparte forte potenza, giocarla su Gregori, Gregori! Buca il primo palo, difesa Massarelli, se nel gol del 4-1 per la formazione dei Colli sul Velino, ripartenza letale e gol pesantissimo al minuto numero 13 con Gregori che fa centro ancora, hat-trick personale e 4-1. Benedetti al volo, ancora De Angelis che comunque ha parlato veramente tanto quando è stato chiamato in causa. Marigliano al volo sul fondo. Benedetti. È uno schema che favorisce Marigliano col destro. Marigliano! Ancora De Angelis tra i protagonisti di questa sfida. Marigliano in look. Donadei. La viene a prendere Valerio. Donadei dentro. Gran palla. Chiusa. Beh, Andrea Gregori che fa un ottimo ripiegamento difensivo. Ah, ripartono i ragazzi laziali ancora con Marrocolo. Che apre dove c'è la giocata. Con questo tiro rimpallato e nel rimpallo la sfera finisce in porta, segnata Andrea Montani, una carambola fortunosa in questo caso per la formazione laziale ed un gol che certifica la vittoria di Yamacolli sul Velino che torna al successo dopo un turno andato a vuoto contro i Carpenters. Il gol di Montani è game over a Terni Est, torna al successo Colli sul Velino che liquida la pratica Dream Team. E come si è trovato questa sera a affrontare questo Dream Team? Questa sera devo ammettere che è stata una partita dura, soprattutto nella prima frazione dove abbiamo sofferto,
poiché gli avversari sono stati abbastanza tosti. Hanno retto bene botta, tutte e due venivamo da buoni risultati, abbiamo una buona classifica e comunque noi nella ripresa poi siamo riusciti a aumentare il punteggio, forse anche in maniera troppo rotonda rispetto a quello che si è visto, perché comunque avevamo davanti un'ottima squadra che ci darà del filo da torcere e io mi auguro con tutto me stesso di poter portare insieme ai miei compagni questa squadra in Serie A, perché è lì dove vogliamo arrivare. In che cosa dovete migliorare? Cioè in che cosa vi potrebbe mancare, diciamo, in questa fase? Ma io credo che innanzitutto sono onorato di far parte di questo gruppo, perché è un gruppo meraviglioso, è praticamente una piccola famiglia, si è costruita in poco tempo, perché io sono un paio d'anni che comunque, conoscendo un paio di ragazzi che giocano con lì sul velino, ho ricevuto queste telefonate per poter iniziare ad intraprendere questa bellissima avventura, perché la Terni League è un'esperienza veramente stupenda. E quest'anno ho deciso di accettare e devo dire che siamo partiti subito forte con 3 vittorie, poi come hai ben detto te c'è stata questa battuta d'arresto, ma comunque avevamo veramente un signor avversario di fronte e stasera è stata la reazione che ci si aspettava dal gruppo. Siamo un grande gruppo e io sono convinto che i grandi giocatori vincono le partite, i grandi gruppi possono ambire a vincere magari i campionati. Io non dico che vinceremo il campionato, perché sarà veramente difficile e gli avversari sono abbastanza duri, però ce la metteremo tutta.